Un tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri 28 gennaio a Pagnano d'Asolo, lungo la strada del Muson, precisamente all'altezza della rotatoria di fronte alla fornace all'incrocio con la via Schiavonesca Marosticana. Il bilancio dell'incidente è stato devastante, con la perdita di una vita e quattro persone ferite. Verso le 16 un'auto, una Citroen Berlingo, si è scontrata con almeno tre ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, i quali erano residenti nella zona. L'incidente ha avuto luogo quando l'auto ha tagliato la rotonda investendo i motociclisti e successivamente è finita fuori strada, precipitando lungo la scarpata ai margini della carreggiata. La vittima dell'incidente è stato Angelo Fantano, un anziano di 92 anni, originario di Volpago del Montello, che si trovava alla guida dell'auto coinvolta. Accanto a lui c'era una passeggera ferita in modo non grave. Nonostante gli sforzi prolungati da parte del personale medico e infermieristico del SUEM 118, comprese ambulanza, automedica ed elicottero, purtroppo non è stato possibile rianimare l'anziano automobilista. Il primo soccorritore a intervenire per prestare assistenza è stato un medico fuori servizio del SUEM, successivamente affiancato dai colleghi. I motociclisti coinvolti nell'incidente hanno riportato lesioni molto lievi, ma sono stati comunque accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, i quali hanno eseguito i necessari rilievi per comprendere le dinamiche del sinistro. Un triste evento che ha lasciato una comunità colpita e che richiede un attento esame delle circostanze per determinarne le cause.